a Luigi, buonasera, ciao, buonasera Francesco. A tutti coloro che seguono Radio Bianconera e nello specifico Terzo Tempo. Allora, abbiamo preparato insieme, in realtà hai preparato tu, noi ci siamo adeguati a questo contest che spesso e volentieri appunto tiene in considerazione il passato di giocatori bianconeri, quando appunto ci dedichi attraverso la tua pagina social su Facebook spazio con 10 interrogativi che oggi riguardano, l'abbiamo annunciato, Didier Deschamps. Sì, caro Marco, riguardano proprio lui, una delle leggende bianconere, perché in tutto questo percorso che stiamo svolgendo insieme di 10 domande su giocatori che hanno vestito la maglia della Juventus, non poteva mancare lui, Didier Deschamps, colonna della Juventus di Marcello Lippi, vincitore soprattutto della Champions League 95-96, quindi quando vuoi possiamo tranquillamente partire con le 10 domande che riguardano sia la Juventus ma tutto il suo percorso in generale nel mondo del calcio. 10 domande per noi possono bastare, visti gli interrogativi. Faccio rispondere anche te, come sempre. Facciamo, sì, quelle che so, ci provo. Già? Sei pronto? Allora, date un voto da 1 a 10 a quella che è stata la carriera da giocatore di Deschamps. Faccio partire Francesco. Allora Marco, la risposta in questo caso, anche se ho posto io la domanda, è molto semplice, è 10 con lode, perché può essere annoverato tra i calciatori che hanno vinto la Champions League con due squadre differenti, ha vinto tutto anche a livello di nazionale, le due squadre differenti ovviamente erano la Juventus e l'Olympique Marsiglia, è stato per anni baluardo della nazionale francese, e cosa ha vissuto esperienze di diverso tipo, perché poi lui in Francia ha fatto parte di un Nantes che praticamente non vinse niente, ma dove uscirono fuori tanti bei giocatori che poi sono stati anche utili al Marsiglia per vincere la Champions League. Mi viene in mente lui e Marcel Desailly. Poi dopo la Juventus ci sono state anche l'esperienza a fine carriera al Chelsea e al Valencia, quindi è una carriera che a livello di vittoria, a livello esperienziale non si è fatta mancare assolutamente nulla. 10 con lode. Sì. Confermo. Beh, certo. E dico anche che dopo di lui centrocampisti con quelle caratteristiche lì la Juve non ce li ha più avuti, perché non era né un regista né una mezzala, era tutte e due le cose o nessuna delle due, diciamo, a seconda dei punti di vista, ma era talmente intelligente che aveva dei tempi di gioco anche negli inserimenti, nel dettare passaggio, che ripeto è una rarità assoluta, e non è un caso che la Juve vince la Champions League con un centrocampo composto da tre poi allenatori importanti come Deschamps, Paulo Sousa e Antonio Conte, perché poi la testa alla fine conta e come fa la differenza. Tra l'altro lui poi vince un interrogativo successivo, perché sono andato a cercarlo, e lui vince anche da allenatore il mondiale, sono in pochissimi, scopriremo chi è siano stati in grado di fare questo percorso straordinario. Secondo interrogativo, votate con lo stesso criterio come è stata sinora anche la sua carriera da allenatore. Faccio partire te. Beh sì, diciamo che uno che vince comunque il mondiale è mondiale, finale di Champions, un europeo, di Champions anche lì, Coppa, vice campione d'Europa. Sì, poi la Juve comunque nell'anno di Serie B è venuto e l'ha fatto come, diciamo, risposta alla chiamata del cuore, chiamiamola così, o comunque una risposta a una chiamata a cui non si può dire di no, e quindi magari non mettiamoci la lode perché non è ancora finita la carriera, però il 10 sì. Uno che vince il mondiale non può non avere un 10, e poi considerando anche il cammino con la Francia, no? Con cui quasi vince l'europeo prima di arrivare al mondiale, Francesco. Allora, io divido in due questa cosa, caro Marco, perché come selezionatore gli do 10, perché lui ha fatto anche una scelta importante, perché poi lui ha creato innanzitutto un gruppo, per carità, di campioni, ma non dimentichiamoci che in quella Francia lì ha escluso anche Benzema. Per quanto riguarda il mondiale è una vittoria da annoverare nell'elite del calcio, mentre l'europeo sì, per carità, lo ha perso in finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, però quello era un europeo per la Francia giocandolo in casa da vincere a tutti i costi. Però se dobbiamo dare un voto alla carriera da selezionatore io gli do 10. Per quanto riguarda invece quella da allenatore di club, ma non è assolutamente colpa sua, gli do un 7,5-8 e spiego anche il perché. Perché stranamente lui non ha mai guidato una big, ovviamente ha guidato la Juventus, ma era una Juventus in tono minore che militava nel campionato di Serie B, che doveva rilanciarsi dopo le note vicende di Calciopoli. E il Monaco ha fatto un miracolo, quindi per quello il voto sale, lo ha portato in finale di Champions League, che io, a differenza di tanti altri che pensano che il Monaco fosse una vittima sacrificale del Porto di Mourinho, io invece dico no, il Monaco poteva vincerla quella finale, fu anche molto, molto sfortunato, perché venne praticamente espulso giù lì dopo mezz'ora.
il Monaco sulla carta aveva anche una squadra più forte, perché non dimentichiamoci che c'era un certo Fernando Morientes, ma purtroppo si ritrova una squadra di fronte il Porto che a livello strutturale e mentale probabilmente aveva qualcosa in più per giocare certe partite, maggiore attitudine a certe gare inerenti alla Champions League. E poi comunque ci fu anche fortuna, perché adesso non voglio dilungarmi troppo, il Monaco fece fuori il Real Madrid del Chelsea e facendo il lavoro grosso il Milan venne eliminato dal Deportivo La Coruña, mentre il Porto poi con molta fortuna passò il turno con il Manchester e con il Deportivo. E niente, poi il Marsiglia fece un altro mezzo miracolo, perché portò una squadra assolutamente normale al quarto di finale di Champions League, quello dove ci fu come vittima l'Inter, trafitta da un gol di Brandão. Ma come allenatore aspettiamo un attimo a livello di club, perché mi piacerebbe, una volta terminata la sua esperienza con la nazionale francese, anche vederlo in una grande squadra. Sì, effettivamente, giusta la tua precisazione tra il distinguere tra il ruolo di selezionatore e quello di allenatore. Allora, terzo interrogativo. Concordate con Francesco, ovviamente, che Baggio, Del Piero, Zidane, Henry, Thuram, Vialli, Boxic, Desailly, Blanc, Völler siano stati i suoi 10 compagni di squadra più forti di sempre tra club e nazionale francese? Direi che li hai menzionati praticamente tutti. Sì, però Zidane è Zidane, se posso esprimere la mia preferenza, però va bene anche tutti gli altri. Cioè, al terzo posto, cioè in ordine, in quest'ordine, Francesco. No, ma ti devo dire la verità, Marco, l'ordine è stato abbastanza casuale, perché poi io quando seleziono i migliori 5, i migliori 10, lo faccio molto di getto. Però poi sono saltati fuori anche nomi illustri che non ho menzionato, mi vengono in mente Cantona, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, ma ce ne sono tanti, ma poi anche Trezeguet, che è stato suo compagno di nazionale, Edgar Davids, Christian Vieri, insomma, ha avuto tanti compagni illustri. Mi sarebbe piaciuto, quarto interrogativo, vederlo giocare anche in Germania per completare il novero dei 5 migliori campionati europei. Ha le caratteristiche, avrebbe avuto comunque le caratteristiche anche per giocare in quel campionato. Lui, centrocampista, appunto, diciamo anche un po' atipico, no? Nei confronti, sì, ma delle classiche generalizzazioni. Con quella testa lì può giocare in qualunque campionato, secondo me, perché la testa che fa la differenza. Ma al di là della Germania, che sicuramente è un campione, io lo vedrei benissimo nella Juve di oggi, che è proprio quello che manca. Quello che manca. Esattamente, è proprio lui in persona, è quello che manca alla Juve di oggi. Francesco. Sì, io sono assolutamente d'accordo con voi. Io poi, ricollegandomi a quello che diceva Luigi, che anticiperà in un certo senso la domanda che mi andrete a porre a breve, perché poi io vado a chiedere a coloro che mi seguono sui miei canali social se c'è un giocatore nel presente che ricorda Deschamps. Luigi praticamente ha risposto dicendo antecedentemente che non ci sono giocatori che glielo ricordano, e io sono dello stesso avviso, perché era un giocatore unico nel suo genere. Sono d'accordo con voi che alla Juventus attuale farebbe tanto comodo, e poi una sua caratteristica importante è che, nonostante fosse un giocatore con il baricentro basso, era difficile da superare Deschamps. Abbinava sia un'ottima qualità tecnica che un'ottima fase di interdizione. Io sinceramente, anticipando un po' quella che è la domanda che mi farete, sì, non ci sono giocatori simili a lui attualmente. E io non capisco perché poi tanti di coloro che interagiscono sulla mia pagina l'hanno paragonato, ovviamente con le dovute proporzioni, a Barella, ma io questa somiglianza sinceramente non ce la vedo proprio. A me viene in mente Frankie Lampard, non so, per caratteristiche. Lampard più offensivo, però, nei suoi inserimenti. Sì. Lui è più centrocampista, lui è proprio un centrocampista di centrocampo. Stava lì, ogni tanto si inseriva. Ha fatto pochissimo. Ho letto Busquets tra i paragoni. Vabbè, ci arriviamo. Busquets magari di più, sì. Che sia regista, ma anche mezzala. Allora, quarto interrogativo, anzi quinto. Concordate con me che il centrocampista più forte ed iconico di tutta la storia del Marsiglia? Ci fidiamo, Francesco? Sì, facciamo. Assolutamente sì, il Marsiglia comunque ne ha avuti di giocatori importanti, però lui come fai a non metterlo nell'elite della storia dell'OM? Che tra le altre cose, visto che ecco, siete appassionati che della mia oggettistica personale, eccolo lì, grande, aspettavamo questo momento. Ha tirato fuori dal suo cassettino. Ho tirato fuori dal cilindro anche questa sorpresa, caro Luigi. Sì, è indubbiamente il centrocampista più iconico della storia dell'OM, perché poi è stato colui che all'Olympia Stadium di Monaco di Baviera ha sollevato al cielo la Champions da capitano. Non me ne vogliano i tifosi del Milan, ma quello fa parte della storia dell'OM e della storia personale di Deschamps calciatore, perché poi
a parte poi lo scandalo che c'è stato, l'affaire OM Valenciennes che ha praticamente depennato il Marsiglia dalla storia del calcio europeo, perché poi fu squalificato in quel lasso di periodo di tempo, e alla fine Deschamps è nella storia. Sai dove lo vedrei bene Deschamps? A fare Asterix in un film, me lo ricorda tantissimo, devo dire la verità. Effettivamente, lo vedresti bene sulla panchina della Juventus in Serie A? Sesto interrogativo, se ne è parlato tantissimo in quel periodo lì in cui si vociferava anche su Maurizio Sarri, ricordi la caldissima estate, si parlava di Simone Inzaghi, si parlava di Didier Deschamps. Non adesso, cioè lui va messo nelle condizioni più vicine possibile al commissario tecnico, quindi in una situazione ad Allegri in cui hai già una base bella solida, tu arrivi e gestisci una rosa di campioni. E quella Juve lì post Allegri l'avresti visto bene? Post Allegri no, post Conte, al posto di Allegri, cioè quel tipo di allenatore lì secondo me, però Allegri ha fatto talmente bene che poi è difficile dire viene un altro posto suo, però in linea di massima è quel tipo di allenatore lì secondo me, è non più è... selezionatore è ma più io uno... sai, invece su questo no? Anche se come selezionatore ho dato voto 10 e mi trovo quasi sempre d'accordo con te Luigi, in questa circostanza forse la vedo diversamente, perché poi lui ci ha dimostrato sia nella sua esperienza al Monaco che al Marsiglia che non è soltanto un gestore di gruppo, è anche un allenatore che riesce a trarre il massimo dai suoi giocatori. Ah, certo. Ha sempre un ottimo rapporto con i suoi giocatori. Ad esempio nel Monaco vice campione d'Europa, tralasciando Morientes, lui ha valorizzato gente che erano giocatori normali. Mi viene in mente Dado Persson, mi viene in mente Jérôme Rotten, mi viene in mente Julie che era un buon giocatore ma si è consacrato con lui, quindi lui è anche uno molto bravo a valorizzare il materiale umano che ha a disposizione, quindi io non lo vedo solo in una fase di gestione ma anche in una sorta di situazione che lui comunque è in grado di trarre il massimo dai suoi giocatori. Ovviamente adesso c'è Pirlo, ovviamente adesso lui deve difendere non solo il mondiale ma deve anche giocarsi in europeo con la Francia, però magari chissà in futuro. Io poi sono un romantico del calcio come ben sapete e amo queste storie dei giocatori che poi si vanno a ricongiungere alla casa madre allenando il proprio club. Deschamps già l'ha fatto, ma lo ha fatto in una circostanza particolare, quindi io spero che magari in un futuro, magari tra 2-3 anni, quando invece di andare magari a cercare santoni del calcio, a meno che non siano Pep Guardiola o nomi di questo genere, Deschamps è una soluzione che sarebbe sia affascinante che di livello tecnico elevato.